20 maggio 1990. Dopo la caduta del regime comunista e l'esecuzione del dittatore Nicolae Ceausescu, si tengono in Romania le prime elezioni presidenziali e parlamentari post-comuniste. Vince il Fronte per la Salvezza Nazionale, ottenendo il 66% dei consensi. Ion Iliescu, leader indiscusso della formazione politica, diventa presidente con un amplissimo 85% dei consensi, mentre Petre Roman viene nominato primo ministro.